oggi abbiamo avuto questa approvazione in Parlamento di norme importanti che alzano comunque il livello di attenzione, ed è stato bello anche l'atteggiamento delle Camere, perché comunque non c'è stato nemmeno un voto contrario. È una conta senza fine, perché Rossella era la 78esima, oggi siamo a 79, perché abbiamo questa giovane ragazza. La coincidenza strana che notavo sia in Rossella che in Marisa, questa ragazza di Trapani, è che entrambe erano molto attive per combattere la violenza di genere. C'è questo paradosso che queste giovani hanno vissuto, queste donne hanno vissuto. Quindi io credo che sia importante lavorare sotto il profilo culturale, la regione deve investire per lavorare con le giovani generazioni. Cioè, credo che questo di creare una cultura del rispetto che probabilmente tarda ad arrivare. Noi pensavamo che insomma la parità di genere fosse un successo, sicuramente dalla strada in avanti si è fatta, ma questi atteggiamenti, questi ripetuti atteggiamenti ci dimostrano come tanto c'è da lavorare a livello culturale. Io credo che questo sia il gap, cioè non è soltanto una questione di repressione, no? L'iperbole lo dimostra, cioè che gli Stati Uniti hanno la pena di morte eppure non mi sembra che diminuiscano gli omicidi. Cioè, quindi c'è proprio un problema di cultura sul quale occorre lavorare. Questa secondo me è la vera priorità. Presidente, dopo la fiaccolata gli infermieri, quindi gli uomini, raggiungeranno casa di Rossella. Noi le chiediamo un appello da uomo a uomo. Di avere attenzione e rispetto, di rispettare la libertà altrui. Cioè, le donne hanno diritto all'autodeterminazione. Questa cultura del rispetto è qualcosa che deve entrare nella testa di ciascun uomo, e è questa la cosa che fatica. Noi ancora viviamo con dei retaggi del passato, cioè non ci dimentichiamo che questo è un paese che ha tolto 40 anni fa il delitto d'onore dal codice penale, eh? Cioè, quindi non è che noi stiamo parlando di secoli fa. Quindi è questa attenzione, questo lavoro che bisogna fare, questa consapevolezza della libertà della donna di dire no, di dire basta, di cambiare idea, di essere liberi come ciascuno e come ciascun essere umano ha diritto di essere.